Buonasera a tutti. Beh, è stata una partita difficile, noi abbiamo cercato il gol fino alla fine. Peccato per la traversa. Come ho detto, stavamo cercando il gol a qualsiasi prezzo e cioè, sono triste perché sarebbe un gol importante sia per la squadra che per me. Cosa? Ultimo, buonasera, salve. Una curiosità: se ha parlato con Seter sul gol di Galano, se Seter gli ha detto qualcosa, se ha toccato o meno quella palla che poi Galano ha messo in rete, ma l'arbitro ha annullato. No, in realtà non l'ho sentito su quello, ma cioè adesso rivediamo il video e scopriremo se era davvero fuori gioco, ma adesso non so dirti. Senti, Gut, buonasera. Però non è stato un bel Pescara. 53 minuti in superiorità numerica, Cosenza in 10. Un Pescara che poteva assolutamente vincerla. Non siete stati in grado di farlo. Sono più i demeriti vostri che i meriti del Cosenza, giusto? Buonasera. Beh, venivamo da una sconfitta dura e sicuramente volevamo portare a casa i 3 punti, ma cioè, è difficile quando una squadra perde un giocatore e si chiude dietro, cioè, è difficile trovare spazi e arrivare alla porta. Quindi, come ho detto, noi abbiamo provato fino all'ultimo, gli ultimi 15 minuti li abbiamo messi lì. Ma purtroppo non è arrivato il gol. Beh, nel calcio purtroppo è così, perché il calcio non ti regala niente, cioè devi dimostrare in campo. E quindi abbiamo cercato, abbiamo fatto il massimo, come ho detto, abbiamo cercato di vincere la partita fino in fondo, ma non è così, non ti regala niente il calcio, cioè devi meritarlo. E secondo me potevamo far meglio in alcuni aspetti, e adesso dobbiamo lavorare e guardare avanti. All'incontrario, abbiamo avuto un giorno libero, quindi cioè, stiamo lavorando, ma come ho detto, il calcio non ti regala niente, cioè, si deve lavorare per riuscirci e fare le tue cose. Rodrigo, una domanda, ciao. Volevo sapere se ti aspettavi tutte queste difficoltà quando sei arrivato a Pescara o ti aspettavi un campionato diverso? Insomma, non è stato un bel inizio di stagione, no? Per la squadra. Ciao, buonasera. In realtà io sapevo già che era un campionato tosto, e io sono venuto pronto per tutto, e sto provando a dare il mio meglio e aiutare la squadra in qualsiasi aspetto. E nessuno campionato è facile, e tutte le squadre hanno buoni e male momenti, e dobbiamo solo passare, guardare avanti e continuare a lavorare. Che idea ti sei fatta, Rodrigo, su questa situazione? Cioè, secondo te il Pescara è una squadra da bassa classifica o potrebbe fare di più? Sicuramente possiamo fare di più e uscire da questa situazione. Io ci credo, tutta la squadra ci crede e stiamo lavorando per quello. A livello personale sei soddisfatto, Rodrigo, di questo tuo primo campionato da professionista, insomma, dopo l'esperienza nelle giovanili? Sto imparando molto con i giocatori più vecchi, più esperienti, che mi aiutano sia in campo, in partita, in allenamento, mi stanno aiutando. È difficile arrivare così a giocare con una gente esperiente, ma io sono contento che tutti mi aiutano, tutti qua si vogliono aiutare e sì, spero di migliorare ogni giorno. Senti, Gut, buonasera Massimo Profeta. Ti
Allora, secondo me stai migliorando, cioè i progressi da parte tua sono evidenti, di partita in partita. Possiamo dire che quella di oggi è stata la migliore prestazione da quando sei a Pescara? Buonasera. Come avevo detto prima, io cerco sempre di migliorare, sto dando il mio massimo per la squadra. Cioè, non credo sia stata la mia miglior partita che avrò fatto, perché come avevo detto prima io cerco di migliorare sempre, quindi cioè, ogni piccolo errore voglio migliorarlo. E, cioè, è stata una, a livello personale una buona partita con cose da migliorare sicuramente, e aspetto che le prossime partite siano ancora meglio.